Un violino in volo, questa l'immagine suggestiva che ha mosso l'ANLAI, Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, ad organizzare l'evento tenutosi a Cremona, il largo Marinai d'Italia, che ha visto un violino sorvolare il fiume Po. Noi abbiamo visto recentemente anche un motoscafo a forma di violino nella laguna di Venezia, un altro a forma di contrabbasso. Ecco, noi abbiamo voluto, visto che siamo a Cremona, la città del violino, la nostra associazione Liuteria Artistica Italiana, lasciare questo messaggio, una sfida, il violino che vola, e quindi attraverso questo amico dronista molto bravo che abbiamo appunto realizzato questo violino, che è praticamente un violino fatto dal liutaio cremonese, che attraverso il drone oggi faremo vedere vola. Anzi, metteremo anche al più presto una telecamera in modo che non solo vedremo partire, ma anche poi filmare il Po e, quando sarà possibile, anche la città di Cremona dall'alto. È nato tutto da quando ho preso in mano un violino e eravamo insieme. Abbiamo detto: è troppo leggero questo violino, se c'è la possibilità di farlo volare un violino, è nato tutto da lì. L'iniziativa porta con sé un messaggio pacifico, con uno sguardo sulla situazione geopolitica mondiale, tristemente falcidiata da guerre e conflitti. È un violino che vuole lanciare il discorso in questo momento particolare di pace, con la musica che unisce tutti i popoli. Sappiamo che situazione stiamo vivendo e speriamo che questo possa davvero contribuire a far cessare queste guerre che dilaniano il mondo.